Mamma sta ancora parlando col maestro. Molto impegnata? Tutta una serie di impegni entusiasmanti. Ufficio postale, supermercato, gommista che ho bucato. E non c'è posto per altro? Hm? Ah, prima di stasera qualche bel imprevisto uscirà di sicuro. E dopo? Sempre impegnata? In che senso? Nel senso che volevo chiederti se ti andava di venire a cena con me una sera. Fai finta di non sentire quello che dico, non fatti scoprire. Dovrei controllare l'agenda, adesso in questo momento non so. Ce l'hai già in mano l'agenda? Sì. Magari la mi fai sapere? Sì, sì, è la cosa migliore. Ok. Andiamo, Nina. Buona giornata. Ti piace? Non dire di no, perché già l'ho preso. È qua che nascerà il mio ristorante. Molto carino, mi piace. Ma che dici? Ho detto che mi piace. Paolo, ci conosciamo da 20 anni. Sono a una svolta epocale della mia vita e tu non ci sei, non ascolti. Sempre a pensare a sta Laura. Vabbè, ma allora aiutami a capire, scusa. Tu pensi che abbia sbagliato, quindi che dovevo insistere? Sai cosa penso? Che le donne innamorate sono insopportabili, ma gli uomini innamorati andrebbero messi al muro e fucilati. Nostra madre avrà fatto divorziare circa 1000 persone. Grazie a lei 1000 coppie non esistono più, 1000 amori in fumo. Circa 1500 bambini che hanno padre e madre che vivono separati. E noi siamo qui a festeggiare e ballare. Siamo figlie di Cordelia Demone e dobbiamo pure far finta di esserne fiere. Stai esagerando. In fondo anche tu sei separata. Riccardo è diverso. Ah beh, certo, con Riccardo l'uomo perfetto è tutto diverso, anche il divorzio. A parte che non sono divorziata ma separata, e poi è tutto diverso. Con il vicino? Stendiamo un velo pietoso. Oh, ecco le qua le mie ragazze. Allora? Ciao papà. Vi divertite? Come non mai. Non trovi che sia tutto così deprimente? No, perché deve essere deprimente, no? La vita va avanti, gli amori finiscono. Guarda me e tua madre. Ci siamo rifatti appunto la vita, no? Adesso siamo felici. Quindi vuol dire che qui dentro sono l'unica che pensa che non ci sia niente da festeggiare? Eccola. Mario? Sì? Mario, vuoi dare un po' di vino a ciabatta lì a Sandrina? Mi sembra spaesata, non vorrei che si sentisse a disagio, se no me ne occupo io. No, non ci pensavo. No, vado io, non vorrei che lei mettesse qualche goccia di cianuro nel bicchiere. Oh, merci, monsieur. Ma la ciabatta ero io? No, assolutamente no. L'avete vista su quel divano? Sembra una tappezzeria. Perché mi sorridi? Ti guardavo, sai? E ho pensato che ti amo alla follia. Oh. Sono felice di stare con te. No, ma dico, le francesi non dovrebbero essere sempre eleganti. Che peccato, eh? Un altro mito che crolla miseramente. È carina la festa, mamma. Come mai Giulio non c'è? È giù. Aspetta che finisco in auto. Perché non l'hai fatto salire? Ma no, Laura. Meglio che resti giù. Lui non è un tipo sociale, non si diverte. Giù. Perché non è rimasto a casa? Perché mi aspetta. Così quando finisco non devo andare a casa da sola, non mi devo mettere a cercare un taxi. Gli hai lasciato almeno un dito di finestrino aperto? Ma certo, gli ho... Che simpatica, spiritosa. Guarda che noi siamo felici così. Infatti questo è il mistero. Con tutte le persone che cercano l'amore, tu che hai un uomo meraviglioso. Ma di quale uomo meraviglioso state parlando? Del povero Giulio, mamma. Ecco, vedi? Lo chiami povero Giulio, non hai rispetto per lui. Forse è questo il segreto della felicità in amore. Non farsi domande, non protestare, non aspettarsi niente. Essere contenti di stare il più possibile vicino alla persona che si ama. Non perdere un minuto.
Povero Giulio. Quando due persone si amano, è normale che vogliono vivere insieme, no? L'ha fatto il papà con la mamma, il nonno con la nonna. Beh, ma loro non avevano me per sorella. No, non avevano te. Amore, io non ti voglio... Scusateci, per questa invasione. Magari voi, poverini, volevate vedere la partita. Ciao, amore. È brava, veramente. Cos'è quella faccia? Che è successo? Non ci davano più la gara. Patatine. Ma veramente? Sì, affoghiamo la disperazione nel fritto. Beh, ce lo potevamo anche aspettare, no? Peccato perché era bellissima quella casa lì, però... Vado a prendere il sacchetto fuori sul terrazzo nell'armadietto. Perché hai messo le patatine fuori? Ma sei pazzito? Guarda, sei pentito di qualche cosa, c'è qualcosa che... Laura, mi dispiace. Mi dispiace tantissimo. Io non le penso le cose che ha detto Cristina. Per favore, dammi una seconda possibilità. Lo so di averti ferito, scusami, ma rispondi a questo biglietto, dammi ancora un'occasione. Se invece non vorrai vedermi più, io non insisterò. Aspetto una tua risposta. Altrimenti capirò che non vuoi più vedermi. Si può fare? Siamo vicini di casa. No, i nostri figli si odiano e alla fine anche noi non ci sopportiamo. Basta, basta. Si può fare. Pronto? Ciao Laura, sono io, come va? Sergio. Ce l'hai una sera libera per me? Allora fai proprio sul serio. E sul serio, diciamo che ti propongo seriamente di uscire. Che dici? Ma sì. Guarda, controllo l'agenda e... Ho pensato una cosa. Mi rendo conto che già questo è un evento straordinario. Senti, fammi parlare, allora... Io e te non ci sopportiamo, giusto? Quindi se siamo vicini di banco finisce peggio di come è cominciata. Quindi cambio di banco. Giusto. Addio. Eh? Ho detto addio, sparisci. Dileguati. Stronzo. Buongiorno ragazzi, come va? Buongiorno. Dove vai, Giorgi? Cambio di banco. Ah sì, e com'è? Perché... Perché io e Giorgi ci odiamo, professoressa. Non andiamo d'accordo. Non abbiamo nulla in comune. E quindi guardi... È meglio così. Invece no, mi sa proprio di no, sai? È proprio per questo che le state vicini. Beh, vai, vai, Giorgi. Torna a posto. Prendetela come una lezione di vita. Facciamo così, eh. Imparate.